quindi assessore Cantarella, a lei la parola. Grazie. Grazie Presidente, grazie consiglieri presenti, vi ringrazio per questo momento di confronto, non lo dico con doppio senso, ecco, io ho molto rispetto per questa assise, non credo di doverlo dimostrare stasera, ma ritengo che in questi pochi mesi di mio operato ho sempre mostrato grande attenzione per tutte le problematiche che mi avete segnalato. Io penso che non ci sia un solo consigliere comunale o un solo consigliere di quartiere che possa dire che io non abbia accolto un'istanza di sopralluogo o non abbia ascoltato, ecco, una critica o raccolto una segnalazione. Questo perché ritengo che il rispetto per questo Senato vada mostrato quotidianamente e non soltanto in occasioni importanti come questa. E vi dico anche che ho raccolto gli spunti che mi avete offerto questa sera e sono qui pronto a rispondere anche alle grandi questioni che mi avete posto. La prima su tutte è quella dell'accesso agli atti. Io quando in sede di commissione rifiuti ho appreso che c'era stata una difficoltà nel fornire ai consiglieri comunali gli atti che erano stati richiesti, mi sono subito interfacciato con gli uffici. Ho appreso che non c'era alle spalle un dolo, una mancanza di rispetto nei vostri confronti, ma c'è stato un attimino un'esitazione legale perché la ditta aveva preposto una questione di know-how aziendale e quindi si è dovuto l'ufficio interfacciare con appunto l'ufficio legale prima poi di dare via libera alla consegna degli atti necessari. E per quanto concerne poi il formulario di cui avete fatto richiesta, siccome i formulari sono 5-6 al giorno, l'ufficio mi ha detto che aveva chiesto specificatamente di indicare quali formulari appunto si facesse richiesta per poterli fornire precisamente, onde evitare di trasmettere una mole indefinita di documenti. Per quanto riguarda gli altri atti di cui era stata fatta richiesta, mi dicono gli uffici che poi, dopo la consultazione con l'ufficio legale, questi sono stati forniti a chi giustamente e legittimamente ne aveva fatto richiesta. Io mi scuso per questo ritardo, me ne assumo la responsabilità, ritengo che ci debba essere massimo rispetto per l'operato che voi mettete in campo e ritengo che siete voi i primi attori, quelli che, da cui mi aspetto anche consigli e proposte per uscire da situazioni critiche come quelle che stiamo affrontando in questo momento. Io non voglio stare qui ad accampare scuse, però oggettivamente la condizione che abbiamo ereditato al momento del nostro insediamento la conoscete tutti, una differenziata che era poco sotto il 7%, un assessorato devastato da un'inchiesta giudiziaria importante, una commistione fra pubblico e privato con certe criticità rilevanti, con soggetti che avevano parenti assunti nel privato e quindi non riuscivano a vigilare per come dovevano vigilare, le penali che non si facevano non perché c'era un termine di rispetto, ma perché non si facevano ad hoc, perché erano appunto è stato messo in piedi un piano criminale, questo possiamo dirlo oggi perché c'è qualcuno che ha patteggiato una pena e quindi ha ammesso le proprie responsabilità, ecco. Quindi siamo partiti, io mi ricordo che mi sono insediato in assessorato, non avevo neanche il direttore dell'ecologia, cioè non avevo né il dirigente che avevo arrestato né il direttore, quindi non avevo neanche chi mi facesse gli atti. E la difficoltà che ho incontrato nei primi giorni era stata quella di individuare qualcuno che avesse il coraggio di venire in quell'assessorato. E c'è stato un lavoro non indifferente per individuare poi la dottoressa Ricuccio, che devo dire che ha mostrato coraggio, passione, voglia di lavorare, insieme alla dottoressa Puglisi, insieme agli altri che nell'assessorato in queste settimane mi hanno aiutato a rimettere ordine. È un lavoro non facile che prevede dei tempi. Non abbiamo la bacchetta magica, però questa non vuole essere una scusa. E lo dico sinceramente, io condivido quello che avete detto voi. Al cittadino che la gara ponte non l'ha fatta questa amministrazione, non gliene frega niente. Il cittadino la mattina si alza e vuole trovare la strada pulita, specialmente se è quel cittadino che paga le tasse. Ha maggior ragione. Quindi condivido il disagio che mi avete esternato e condivido che va sicuramente fatto molto di più. Ci vogliono gli strumenti per fare tanto di più. Noi ci confrontiamo con la ditta e le regole del gioco sono quelle che sono in questo momento in vigore, non le possiamo cambiare. C'è un capitolato, c'è un piano d'ambito,
noi andiamo a fare le contestazioni, però poi la ditta sulle regole che sono scritte oggi ci fa le controdeduzioni, quindi non è che le penali non le facciamo. Vi dico che io che sono assessore faccio il sorvegliante, ho fatto diverse contestazioni, ogni giorno i nostri 25 sorveglianti, ora sono 25 quelli comunali che controllano l'operato della ditta, fanno 5-6 lettere di contestazione all'interno delle quali sono diverse contestazioni, e queste non sono subito penali, queste aprono un contraddittorio con l'azienda, perché lo sapete meglio di me, quell'azienda può anche giustificare a dire io ho pulito, lo dimostro, poi è passato l'incivile e ha rimesso i rifiuti, io ho fatto il mio operato, la penale non me la puoi applicare. Oppure la ditta può dire, eh sì, mi hai contestato questo rifiuto, ma oggi c'era plastica, quello ha conferito organico, io non l'ho preso. Cioè, quindi è normale che da quando noi facciamo le contestazioni, a quando poi si può applicare la finale, la penale, passa un certo termine fatto anche da un contraddittorio con l'altra parte. Quindi noi le contestazioni le abbiamo fatte, ne abbiamo fatte tantissime, ve lo assicuro, gli atti ve li metterò a disposizione. Anch'io ho fatto, vi ripeto, delle contestazioni. Sono d'accordo che il servizio ha diverse criticità. Io ricordo che all'inizio, quando mi sono insediato, c'erano strade del porta a porta dove il comune non passava per 4-5 giorni. Il consigliere Bosco me lo insegna, me lo ricorda. Quantomeno sotto questo aspetto ogni giorno adesso passiamo nelle strade del porta a porta. È vero che lo spazzamento è una delle più importanti criticità, e come è vero, come avete detto voi, che anche la raccolta al di fuori degli 8 step comunali, dove ci sono i cassonetti di prossimità, lascia abbastanza a desiderare. Però questo, ci possono essere responsabilità della ditta, c'è anche tanta inciviltà, ve lo assicuro, perché i numeri che dicono che ci sono 30.000 tonnellate di rifiuti che ogni anno vengono lasciati sul nostro territorio da soggetti che vengono da altri comuni, che non fanno la differenziata nei loro comuni, e poi vengono a gettarli tra San Giovanni Galermo, Monte Po, Viale Lainò, che incidono per oltre 2 milioni di euro sui costi annui del servizio, è una piaga che dobbiamo contrastare. Non siamo stati con le mani in mano, abbiamo potenziato il sistema di videosorveglianza. Io vi dico che i vigili urbani mi hanno comunicato di aver fatto circa 2.000 sanzioni tramite le telecamere, tramite i vigili in borghese. Ne abbiamo preso uno in diretta mentre smaltiva a Viale Lainò il rifiuto, e su Rai 3 è stato proposto il momento in cui il vigile urbano faceva la sanzione in diretta. Diciamo, c'è un lavoro che richiede un certo tempo per vedere i primi importanti effetti, va implementata la comunicazione, di questo ne sono convinto anch'io, va fatta un'educazione che non può essere estesa soltanto alle scuole, ma va estesa a tutti gli utenti, a tutte le famiglie, e l'incentivazione, come diceva prima il consigliere Zammataro, è uno strumento utile, perché se il cittadino sa che ha un risparmio, sa che ha una convenienza, è stimolato a differenziare. Però questi sono tutti strumenti che le attuali regole del gioco non ci hanno messo in campo, quindi il lavoro sulla gara settennale vi dico che è fondamentale, e come già avevo anticipato in sede di commissione ecologia e ambiente, voi sarete tutti coinvolti, perché noi ascolteremo tutte le vostre proposte e quelle di tutti coloro i quali sono protagonisti all'interno di questo servizio. Quindi ci sarà un momento di confronto anche in sede delle varie commissioni, anche di consiglio comunale, su quella che è l'evolversi della gara settennale, alla quale stiamo già lavorando. L'iter è già stato avviato, abbiamo invitato la SRR, che è quella a nostro avviso competente a effettuare il bando di gara, ad avviare l'iter. Questo già appunto è stato intrapreso. Nella gara settennale faremo in modo che porta a porta sia stesso a tutto il territorio comunale. Oggi noi abbiamo ereditato una gara che prevede il porta a porta negli 8 step storici che abbracciano poco meno di 80.000 abitanti. Ecco, la gran fetta della città rimane esclusa dal porta a porta, e quindi questo incide in maniera assai significativa su quello che è il dato della differenziata. Io rispetto, ma anche il sindaco l'ha detto in più occasioni, il contenuto in sé dell'ordinanza del Presidente della Regione, che impone un obiettivo minimo, che è quello del 30%, che secondo me è anche poco. È vergognoso che la nostra città si attesti intorno al 7%, però è anche vero che ci vogliono dei tempi e gli strumenti per raggiungere quegli obiettivi. Noi abbiamo fatto un cronoprogramma, e questo rispondo anche alle domande che mi avete posto prima. Noi puntiamo di arrivare al 17% entro dicembre, come da capitolato, per poi raggiungere la cifra
del 34% in giugno. Questi sono gli obiettivi che siamo proposti col cronoprogramma che abbiamo depositato alla Regione Siciliana proprio nei giorni scorsi. Per quanto concerne poi tutti gli altri temi che mi avete evidenziato a turno, ecco, allora, volevo dirvi che c'è un passaggio importante che riguarda il piano d'ambito approvato dal Consiglio Comunale nel 2016. Le questioni che abbiamo oggi noi con la ditta, questioni giuridiche, tecniche, sono dettate anche dal fatto che questo piano di intervento del 2016 prevede lo spazzamento, e rispondo anche al consigliere Grasso che ha posto la questione, nelle vie principali 6 giorni su 7, una sola volta al giorno, e poi per le restanti vie prevede almeno 2 volte a settimana. Capite bene che è un piano di intervento insufficiente, specialmente in un momento in cui c'è grandissima inciviltà, perché se fossimo a regime, se i cittadini rispettassero le regole minime, ecco, questo piano di intervento sarebbe più che sufficiente. In un momento come questo, in cui c'è grandissima inciviltà, noi ci troviamo a giocare una partita con queste regole. Io vi dico che ho qua il piano, poi lo possiamo anche andare a vedere in commissione e lo possiamo anche migliorare, integrare, c'è tutto un iter che va fatto, ma sono queste le cose con cui noi ci misuriamo con la ditta ogni giorno. E su questo piano la ditta ha fatto, ve lo dico, un'offerta migliorativa, dicendo che rispetto a queste regole avrebbe raddoppiato lo spazzamento. Ritengo che comunque questo sia tuttavia insufficiente, perché capite bene che spazzare le vie principali, quelle dove appunto passano i turisti, dove c'è la movida, una sola volta al giorno è assolutamente insufficiente, come passare quelle 2 volte che diceva il consigliere Grasso nelle altre vie lo ritengo assolutamente insufficiente. Quindi anche su questo dobbiamo lavorare per migliorare quello che è il sistema della raccolta dei rifiuti. Lavoriamo anche sui condomini, il cronoprogramma prevede appunto di rivolgere anche ai condomini la differenziata, quindi lo faremo soprattutto nei grandi condomini, stiamo partendo. E un avviso faremo a breve per quanto concerne le guardie ambientali, perché va fatta educazione, sensibilizzazione, i vigili sappiamo che non sono tantissimi, anche loro hanno delle carenze per quanto concerne le risorse umane, quindi metteremo in campo anche uomini che possono fare educazione e al contempo chiedere l'intervento dei vigili urbani qualora ci fosse bisogno. Sull'osservatorio dei rifiuti, sui rifiuti abbiamo già iniziato a lavorare nei giorni scorsi con Lega Ambiente e con Rifiuti Zero, abbiamo fatto già i primi incontri perché lo vogliamo appunto riattivare, rilanciare, e quindi rispondo subito al consigliere Zammatalo che mi ha sottoposto questo importante meccanismo che può esserci utile se veramente lo utilizziamo e lo facciamo funzionare per come deve funzionare. Vi dico anche che isola ecologica di via Generale Ameglio, anche su questa non abbiamo dormito, c'era un progetto in passato, perché questa isola è stata completata, non è stata mai attivata, lo sapete meglio di me, c'era un progetto che però nel tempo è stato superato, perché rispetto a quando avevano fatto il piano per recuperarla è stato poi ulteriormente vandalizzato e sono stati ulteriormente gettati rifiuti speciali, quindi si deve rimodulare. Ora, a giorni prenderemo parte a un bando che ci consentirà di recuperare questo importante centro di raccolta, visto che ne abbiamo soltanto 2 attivi in questo momento. Abbiamo già vinto delle battaglie importanti, ve lo dico sinceramente. Quando il consigliere Grasso diceva non facciamo solo passerelle, ha ragione, io sono venuto in municipalità, uno dei temi più cari che mi avete proposto era quello di Piazzale Sanzio, per esempio, dove avveniva il travaso dei rifiuti, con le persone che abitavano lì vicino che protestavano dalla mattina alla sera, esposti, fatti in procura, il mercatino della domenica, quello bio che si svegliava con quel fedore, con la gente che scappava. Noi da oltre un mese abbiamo risolto questa problematica e abbiamo tolto quella vergognosa prassi del travaso di rifiuti in un punto in cui abitano persone e in cui si svolge un importante mercato. Cioè, piccoli successi li abbiamo raggiunti anche a costo zero, proprio con l'impegno quotidiano. Io stesso ho fatto sopralluoghi notturni, cioè noi non siamo limitati soltanto a fare le contestazioni della ditta, ma anche a fare provvedimenti disciplinari a chi in forza al comune non aveva a sua volta adempiuto al proprio dovere. Quindi diciamo che l'impegno sotto questo aspetto c'è stato. È naturale che si può fare tanto di più. Io sono pronto ad ascoltare qualunque vostra
proposta, richiesta, a prendere parte alle riunioni come ho fatto oggi. Vi dico anche che nei giorni a venire consegneremo i sacchetti biodegradabili per fare la differenziata ai cittadini, perché tramite gli uffici, la gara non lo prevedeva, anche questo non lo prevedeva, però tramite gli uffici siamo riusciti a farli rientrare in quelle spese per le attrezzature che la ditta aveva nel capitolato, e quindi la dottoressa Ricuccio ci ha lavorato e quindi abbiamo avuto la disponibilità della DASTI, e quindi nei giorni a seguire faremo anche questo importante passaggio. L'isola ecologica, ve l'ho detto, le contestazioni, sanzioni. La gara settennale stiamo lavorando e coinvolgeremo la commissione. Cosa mi avete chiesto più? Sacchetti, ok. Ah, riqualificazione personale comunale. Voi sapevate che c'era un 25% in cui facciamo noi la raccolta e dove non andava per niente bene il servizio, perché avevamo pochi uomini, anche dettati dal fatto che molti di questi erano stati trasferiti in seguito all'inchiesta per conflitti di interesse, e mezzi vetusti che perdevano rifiuti e di tutto. Ecco, questo personale lo abbiamo riqualificato e messo, alcuni sono rimasti da noi nella nostra direzione e fanno i sorveglianti, e altri sono stati recuperati tra le manutenzioni e il verde, quindi abbiamo riqualificato questo personale che prima era in forza al nostro assessorato. Quindi diciamo che il lavoro è tanto. Ribadisco l'impegno e vi ringrazio per quello che mi segnalate ogni giorno, perché anche grazie ai vostri spunti io spesso riesco a fare contestazioni, e cito sempre chi mi segnala qualche criticità nelle contestazioni che vado a fare. Un'ultima cosa che voglio dirvi prima di chiudere è quella dei mercati, che è un'altra questione molto importante che mi avete posto, anche il consigliere Pesci me l'aveva evidenziata, e il consigliere Barresi. Abbiamo fatto un sopralluogo con il consigliere Barresi al mercato di Piazza Gallalberto. Nel giovedì faremo un incontro con l'assessore Balsamo e con i rappresentanti dei commercianti, perché doteremo il mercato degli strumenti per fare la differenziata e pretenderemo che gli esercenti lasciano il posto, non dico pulito perché non è facilissimo, almeno in condizioni dignitose, quindi venga meno quello scenario vergognoso che vediamo alla fine di ogni mercato. Quindi lo segnaleremo inizialmente, e preannunceremo che qualora non dovessero appunto dar seguito a questa nostra richiesta, possiamo anche adottare misure quali la sospensione della licenza, perché questo è previsto, e quindi saremo su questo rigidi e chiederemo il coinvolgimento anche dei commercianti di questi mercati cittadini importanti. Quindi vi ringrazio ancora per questo momento di dibattito, e credo che non mancheranno occasioni, perché il tema è caldo e sicuramente offrirà tanti altri momenti e spunti di confronto. Grazie.